In questi giorni sono bruciati e sono stati devastati migliaia di ettari di foresta, di bosco, di campagne, di coltivazioni agricole in tutta la Calabria. Qui siamo nel cuore della Calabria, l'Aspromonte in particolare è stato devastato, la Presila, il Reventino, tantissime zone. Non si dica che è un fatto casuale, in qualche caso c'è sicuramente la sconsideratezza, la colpa, la sigaretta lanciata sconsideratamente fuori dal finestrino, ma c'è un attacco alla Calabria, c'è un attacco ai boschi, alle foreste e ci sono responsabilità politiche e istituzionali evidentissime, non solo nel ritardo dell'arrivo dei mezzi aerei, dei mezzi importanti, dopo giorni, dopo morti, vite umane perse a San Lorenzo nell'area metropolitana di Reggio Calabria, ma c'è una responsabilità devastante sul piano politico e istituzionale di chi doveva programmare la prevenzione, prevenire, investire. Spirlì è l'emergenza nazionale, oltre all'emergenza nazionale degli incendi nel sud Italia e in particolare in Calabria. Noi abbiamo idee chiare, io mi sono occupato di incendi quando ero pubblico ministero in Calabria, conosco perfettamente le dinamiche criminali e politicamente sappiamo che fare. Invertire completamente la rotta, distruggere l'economia del crimine sugli incendi e creare una vastissima economia circolare a tutela delle foreste, a tutela delle campagne, a tutela dei coltivatori e degli agricoltori, quindi puntare sulle risorse umane per prevenire, tutelare e valorizzare il territorio, quindi assumere, creare convenzioni importanti col terzo settore, con le associazioni, i comitati, tutto quel mondo di protezione della natura, del paesaggio e dei territori che insieme alla regione, insieme ai comuni devono stringere patti, convenzioni, alleanze e sostenere chi tutela, invertire. Il profitto non si ha se incendi con il ristoro, ma il profitto lo hai se previeni, se curi e se non ci sono gli incendi. Esattamente il contrario. Poi bisogna potenziare tutte le componenti istituzionali, i vigili del fuoco, la componente forestale dei carabinieri. Il Presidente del Consiglio Renzi ce lo ricorderemo per tante cose negative, una tra le tante è lo smantellamento del Corpo Forestale dello Stato, un fatto indegno. Quindi come Presidente della Regione Calabria faremo convenzioni forti con i Vigili del Fuoco, con la Protezione Civile, con tutte le entità che lavorano per la tutela del territorio e tantissimi posti di lavoro. Si possono creare migliaia di posti di lavoro per la bonifica dei siti inquinati, per la forestazione, per la cura dei boschi, per la riforma agraria. Quindi creiamo lavoro, tuteliamo il paesaggio, valorizziamo l'economia circolare, difendiamo la biodiversità. Spetta però anche alla magistratura e alle forze di polizia individuare i piromani. Non è possibile che non si riesca mai ad individuare, ad arrestare nessuno. Più controllo del territorio, più repressione e tante altre cose insieme che faremo con le associazioni ambientaliste che sono quelle tra l'altro in prima linea nella difesa dei nostri territori.